L'amore fa l'acqua buona. Fa passare la malinconia. Crescere i capelli l'amore fa. L'amore accarezza i figli. L'amore parla con i vecchi. Qualcuno vuole bene ai più lontani. Anche per telefono. L'amore fa guerra agli idioti, agli arroganti pericolosi, fa bellissima la stanchezza, avvicina la fortuna quando può, fa buona la cucina, l'amore è una puttana che onora la bellezza. Cose che fanno ridere, l'amore fa. Cose che fanno piangere, l'amore fa belli gli uomini, sagge le donne. Dolce la pioggia d'autunno e vi dico che fa viaggiare, illumina le strade, fa grandi le occasioni di credere e di imparare, cose che fanno ridere l'amore. Ma riconoscere i padroni l'amore lo fa. Aprire bene gli occhi, amare più se stessi. L'amore fa bene alla gente, comprendere il perdono l'amore. Maria, insieme a Maria Vaccari, io chiederei qui sul palco la presenza del signor Aldo Cariotto, l'addetto stampa della comunità Incontro di Don Gelmini. Nel frattempo, mentre lo accogliamo, eccolo che sta arrivando, vorrei salutare, perché sappiamo che è presente in sala, l'assessore alla cultura del comune di Monghidoro, Giuseppe Lucchi. E lo salutiamo con un applauso. Benvenuto. Allora, siamo qui per fare una premiazione, no una premiazione, per fare un'operazione molto importante, giusto? Vuoi dirla con due parole? C'è stata una manifestazione bellissima in agosto, a metà agosto, a Monghidoro, dove la cittadina di Monghidoro ha organizzato una 4 giorni di calcio, dove nazionale, le nazionali cantanti, diciamo al plurale, nel senso che si erano divisi in 4 squadre. No, perché sono tantissime lezioni, sì, molte lezioni di moltissimi. Quindi diciamo che giocavano tra di loro. Hanno fatto 4 giorni di incontri, chiamano torneo all'italiana, credo, io non me ne intendo, finché alla fine il risultato vincitore, non mi ricordo chi, ecco, di queste squadre. Dovrebbe esserci qualcuno che arriva in rappresentanza di questa. Di questa nazionale cantanti, ma io sì, eccoci. Quanta gente! Wow! È un colpo di scena questo! Buonasera, piacere, bello! Buonasera, grande onore, buon pomeriggio. Anch'io. Ecco, scusate, un attimo di questo.
vuole. State tutti indietro. Oh, bravo. Ciao a tutti. Bravo. Oh. Parlo un po' anch'io. Sì, 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 parla. Ah, intanto sentivo da lì dietro che non sapevate chi aveva vinto questo chi torneo. Ha vinto? Chi ha vinto? C'erano quattro squadre, una capeggiata da Ramazzotti, che era la Juventus, una capeggiata da Biagio Antonacci, che era l'Inter, una da Diego Abadantuono, che era il Milan, e una il Bologna, dove c'ero dentro anche. Alla fine ha vinto Biagio, insomma. No, ha vinto. Facciamo Inter. Un applauso allora a Biagio, sportivamente. Comunque, in questa occasione, a parte, presento i nostri ospiti. Allora abbiamo Gianluca Pecchini, che è il segretario generale della Nazionale Italiana Cantanti, e ha il compito di avanti, così di tenere a bada questa banda un po' particolare di giocatori, di calciatori. Se vuoi dire, è difficile, cosa comporta il suo impegno? Passeremo tutta la sera qua. Devo dire che comunque il senso di responsabilità ormai è grande. È nato in loro. Sì, è nato in loro, che si abbina sempre al divertimento, perché comunque giocare a calcio è un divertimento, ma diventa un divertimento responsabile, quindi l'iniziativa è forte perché ha questo senso di responsabilità che la sta spingendo. Posso chiedere con che frequenza ci sono le partite? Sono una cosa molto impegnativa. Sì, ci sono dalle 10 alle 15 manifestazioni l'anno, qui ci sono anche delle manifestazioni minori dove insomma partecipano. Rimanete in allenamento comunque voi? Beh sì, bisogna allenarsi. Poi c'è in rappresentanza di Beppe Lucchi, che è l'assessore, mi sembra, c'è anche lui, però ecco, c'è Stefano Lorenzi di Onghilor, che è quello che tiene nella tasca il ballotto, perché non c'è stato un biglietto preciso di ingresso in questo torneo, la gente così dava qualcosa, no, era invitata, era un'offerta libera, c'era la comunità di Don Gelmini e la Casa dei Risvegli, che noi abbiamo conosciuto in quell'occasione, questa nuova associazione che è nata da poco tempo. Stamattina tra l'altro sono andato a Piazza Maggiore, ho visto la manifestazione di tutti i ragazzi, e mi sembra che insomma si stiano facendo le cose sul serio. Poi vogliamo presentare anche gli altri, Archetti, che è responsabile delle pubbliche relazioni della Nazionale Cantanti, e anche lavora alla provincia, alla regione, al comune. C'era lui, vieni pure qua. Te lo conosco, ti conosco, ti vedo in televisione. Ma sì. Chi sei? Emanuele Righi, anch'io collaboro con la Nazionale Italiana Cantanti e ho presentato i quattro giorni a Monghidoro. Vabbè, è stata una grande emozione, ma credo che sia più emozionante questa sera sapere che lo sforzo vostro, ma lo sforzo di tutti coloro che erano a Monghidoro, è premiato da questa cifra che è stata incredibile, veramente non ce l'aspettavamo neanche noi, il doppio, forse qualcosa anche di più di quello che adesso si aspettava. Sai cosa si aspettano? Adesso passiamo proprio, vabbè, è andata benino. Insomma, dai, abbiamo in offerta libera raccolto una cifra considerevole, tira fuori il malloppo che andiamo a leggere. E chi è che lo riceve? Chi è che lo riceve? Chi è che riceve questi due assegni circolari? Però, Com'è? Maria, vieni vicino. Allora, perché 28, è un momento molto importante. Dunque, ci sono Associazione Gli Amici di Luca, una parte di questo appunto assegno circolare, e l'altro per la comunità, incontro, che lo riceve. Sì, ecco, l'ha detto stampa, il signor Aldo Cariotto. Ci conosciamo. Va bene, allora bisogna fare la consegna ufficiale, ci vuole un cerimoniale. Facciamo un passaggio di mano? Ma non lo so. Allora, io ricevo e passo a lui. No. Chi riceve per la comunità incontro? Per la comunità incontro, Aldo Cariotto, prego. Allora, c'è un assegno di 28.437.600 lire. Ecco, grazie. Innanzitutto io voglio portare il saluto di Don Pierino, che avrebbe voluto essere qui ma aveva altri impegni in altre città d'Italia, e quindi ha mandato me a rappresentare lui e tutti i suoi ragazzi d'Italia, di tutto il mondo. Quello che voglio anche dire in questa serata è questo, che portiamo avanti una battaglia tutti insieme
per risvegliare l'uomo. Ecco, oggi è dedicata al risveglio dal coma in seguito a traumi, in seguito a malattie, ma c'è anche un coma al quale vengono condannati i giovani, non solo i giovani della nostra società, e a volte al loro coma nelle droghe, nelle dipendenze da sostanze, da solitudini, li condanniamo sostituendo queste sostanze con altre sostanze per creare come delle specie di coma artificiali e legalizzati. Ecco, noi siamo contrari a ogni forma di coma e a ogni forma di vita addormentata, siamo per il risveglio, ecco perché è una battaglia comune e vi ringraziamo dell'attenzione. Saluto anche Maurizio Cevenini, che è un altro che ci ha dato una mano ad organizzare, che è in sala, a organizzare il torneo di Mondidoro, dove sono venuti veramente tanti personaggi, dal sindaco di Bologna a, non so, a Eraldo Pecci e a tanti altri. E quindi adesso c'è la consegna del secondo assegno per l'associazione Gli Amici di Luca. Bene, Maria signora Maria Vaccari, si accomodi, ecco. Allora la cifra è di 18.958.400. Grazie. Ringrazio molto, devo dire che ringrazio molto, è stata eccezionale l'esperienza di quei giorni. E adesso siamo di nuovo qui, è bellissimo essere anche con Gianni Morandi, che è lo splendido animatore di queste iniziative. E, ripeto e abbraccio assolutamente le parole che ha detto prima di me il rappresentante della comunità di Don Germini: il risveglio deve essere totale. Grazie. Allora io cosa faccio? Ringrazio tutti quanti. Cos'altro abbiamo da dirci? Niente, purtroppo vi terrei qui con me perché mi piace molto, non starò solo sul palcoscenico con questi pezzi grossi. Niente, fa niente, io arrivederci. Ecco, bravo, solo bravo. Consegnarmi la maglietta. Mi si caldo la spalla, non cerchiamo di tenerla. Invece dovevo regalare, ma lui già sapeva già tutto. Questa maglietta Gianni Morandi, oh, giornata dei risvegli per la ricerca sul coma. Vale la pena. Vale la pena. Grazie molto. Quando può fa buona la cucina, l'amore è una puttana che onora la bellezza di un bacio per regalo, cose che fanno ridere l'amore fa. Fanno piangere. L'amore fa belli gli uomini, sagge le donne, l'amore fa cantare le allodole, dolce la pioggia d'autunno, e vi dico che fa viaggiare. Fa grandi le occasioni di credere e di imparare, cose che fanno ridere l'amore fa, cose che fanno piangere. Fa crescere i gerani e le rose, balconi l'amore fa, confondere le città, ma riconoscere i padroni l'amore lo fa, aprire bene gli occhi, amare più se stessi, l'amore fa bene alla gente, comprendere il perdono l'amore.
c'era la stanza dei richiami, facevano tutti i richiami, il cardellino, poi l'antitetanico, tutti i richiami, poi c'era il guai a te che faceva poi c'era anche il c'è nessuno, come faceva il c'è nessuno? Paolo, Antonio, Carla, Luigi, Alice, Leo, c'è nessuno, e c'era lo scettico diceva per me non ce la fanno, non ce la possono fare, non ce la fanno, ma che, non ce la fanno, ma che. E invece c'è anima viva.